Bene, colleghi, proseguiamo l'ordine dei lavori che prevede al secondo punto la proposta numero 19 del 2017 a firma dei consiglieri Stefano e Zotta, linee guida del regolamento disciplinante il servizio di trasporto pubblico degli alunni delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale. È iscritta a parlare per l'illustrazione della delibera la consigliera Zotta. Prego, consigliera, per 10 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, il regolamento che oggi ci accingiamo a votare interviene nel regolamentare per l'appunto il trasporto scolastico, un servizio che Roma Capitale eroga da sempre, ma un servizio che comunque non ha mai trovato una regolamentazione. Perché si è reso necessario procedere a definire questo regolamento? Perché soprattutto quest'anno ci siamo resi conto di alcune incongruenze che si sono verificate e l'idea è nata proprio all'indomani di una commissione congiunta con la Commissione Mobilità, quindi presieduta dal Presidente della Commissione Enrico Stefano, quando con l'Agenzia della Mobilità e con il Dipartimento Scuola abbiamo cominciato a fare il punto della situazione, della realtà afferente appunto al trasporto scolastico. Quest'anno si è verificato un fatto veramente anomalo, perché noi abbiamo avuto alcune aree di alcuni municipi, ovviamente quelli più periferici, dove i vettori adibiti al trasporto scolastico non sono andati al completo di bambini. E questo perché, rifacendosi alla legge regionale che è del 92, del 30 marzo del 92, si è osservato in maniera estremamente pedissequa, direi, molto letterale e molto attinente, come è giusto che sia quando si devono rispettare le norme, in virtù di questa legge molti bambini sono rimasti esclusi. E nonostante ci sia stato da parte dei genitori la richiesta, pur pagando, di poter accedere al servizio, c'è stata comunque l'esclusione. Un fatto che negli anni passati non si è verificato, perlomeno non si è verificato in una maniera così eclatante. Quindi, d'accordo con l'Agenzia della Mobilità, d'accordo anche con il Dipartimento delle Politiche Educative e quindi anche con l'assessore, abbiamo avviato questo percorso che ha portato poi alla regolamentazione del servizio. Dov'è l'elemento importante? L'elemento importante è proprio nell'aver voluto stabilire all'interno di un regolamento che laddove, quindi senza aspettare i tempi che possono esserci o non possono esserci di arrivare a disposizioni da parte degli uffici, abbiamo voluto proprio stabilire all'interno del regolamento che laddove i vettori, esauriti ovviamente le richieste degli aventi diritto, si possa, fermo restando il rispetto di quanto sancito dalle norme, si possa aprire ad altri. Importante per noi questo regolamento perché prepara anche la strada a futuri interventi che già abbiamo messo in essere all'esame, ovviamente, insieme con la Commissione Mobilità, preparerà la strada a quelli che saranno poi i futuri interventi, quindi che ci porteranno verso una mobilità sostenibile, perché il regolamento del trasporto scolastico non può oggi ridursi solo all'applicazione, alla garanzia del diritto allo studio, ma deve essere un vero servizio ai cittadini verso appunto una mobilità sostenibile, quindi anche uno strumento
per andare incontro alle esigenze delle famiglie, uno strumento che possa alleggerire la congestione del traffico, uno strumento che possa anche esercitare una lotta all'inquinamento. Quindi in questa ottica noi abbiamo voluto anticipare quello che sarà poi un percorso ancora successivo, e la logica dell'anticipazione è un po' quello che sta contraddistinguendo le politiche scolastiche di questa amministrazione. Proprio in questa ottica noi abbiamo già da oggi avviato un'indagine in tutti i municipi e in tutte le scuole per verificare le cose che non funzionano, in modo da anticipare, iniziare l'anno scolastico nel miglior modo possibile. Abbiamo anticipato la pubblicazione della mappa delle attività, abbiamo anticipato la firma del protocollo con i librai, abbiamo voluto anticipare quindi anche la possibilità di accesso da parte degli utenti a un servizio che può essere veramente un servizio utile per le famiglie che magari in prima istanza vengono esclusi da un qualcosa che deve essere un servizio offerto veramente a tutti. E proprio in questa ottica, partendo da questo regolamento di cui, ripeto, Roma Capitale mancava in quanto faceva testo esclusivamente il riferimento alla legge regionale, ecco, con questo regolamento noi stiamo preparando la strada per interventi successivi. Io devo ringraziare gli uffici, l'Agenzia della Mobilità, il Dipartimento Scuola, che da novembre ha collaborato a verificare tutte le situazioni possibili. Devo ringraziare i municipi, dei quali ovviamente abbiamo accolto tutte le proposte accoglibili. Devo ringraziare anche i collaboratori della Commissione Scuola, che hanno impegnato veramente molto del loro tempo a definire anche loro alcuni elementi. Dico questo perché sono quelli che, essendo amministrativi, conoscono poi effettivamente le realtà municipali e di alcuni territori dei municipi. Ne potrei portare tanti come esempio, però credo che li conosciamo molto bene. E non ultimo, ma non per importanza, ma perché è logico ed è giusto che sia un ringraziamento finale, l'assessore che ha voluto farsi carico anche lei di questa problematica. E per ultimo devo ringraziare poi i consiglieri e quanti ovviamente entreranno nello spirito di questo regolamento. Grazie.